La soluzione determinante è questa. Come c'è una legge per le città, su come gestire e costruire sul suolo urbano, allo stesso modo serve una legge basata su incentivi per gli agricoltori che, se possiedi della terra agricola, un minimo di contenuto organico deve essere presente. Il 3% è considerato il minimo contenuto organico. Se non c'è, la vita microbica non sopravvive. Se la vita microbica non sopravvive, la vita su questo pianeta non sopravvive. Quindi ci servono leggi, ma non puoi fare leggi punitive. Devono essere leggi basate su incentivi. Gli agricoltori che vogliono accrescere il contenuto organico al 3% nei loro campi devono ricevere sostanziali incentivi. Dopodiché l'industria e l'economia possono elaborare un sistema di crediti di carbonio che sarà un secondo livello di incentivi. Il terzo livello di incentivi sarà che, se il cibo è coltivato in terreni ricchi di contenuto organico, si troverà a un più alto livello nei mercati. Darà più nutrienti alle persone, una salute migliore e preventiva per le persone e molti altri benefici per il paese in termini di persone in salute e felici che diventeranno più creative e produttive. Quindi questi sono i tre livelli di incentivi a cui dobbiamo arrivare in questa COP15. E farli diventare una realtà non solo per la Costa d'Avorio, ma per il mondo intero, in modo che gli agricoltori possano beneficiare di questi tre incentivi. E c'è anche il grave problema che non sono più molte le persone che si dedicano all'agricoltura al giorno d'oggi, perché non è abbastanza remunerativo. È importante che un agricoltore guadagni quanto un dottore, un ingegnere, un avvocato o chiunque altro. Altrimenti tutti si sposteranno nelle città e nessuno vivrà nelle fattorie. È molto, molto importante che la gente viva vicino alla terra, perché la terra è la base della nostra vita.